Il Barletta espugna il Fanuzzi 2-1, il punteggio finale in un derby intensissimo dal punto di vista anche tecnico nel primo tempo, più agonistico nella ripresa. Parte bene la formazione di casa che al settimo minuto ci prova su cross dalla sinistra, il colpo di testa di Baldan è parato da Piersanti, al decimo il Brindisi passa in vantaggio, questa volta il cross è dalla destra, Palumbo al centro, velo di Di Piazza e la prima rete in bianco-azzurro per Mancarella. Immediata la reazione barlettana al dodicesimo sul calcio di punizione di Loiodice deviato da Wismara. Un minuto dopo il pareggio del Barletta, calcio d'angolo, respinta corta della difesa brindisina. Dice Domini, trova il piattone vincente che passa in mezzo a una selva di gambe, anche quella del portiere Wismara, e la sfera termina in rete. La gara si abbassa nei ritmi, al 33esimo ci prova Danna che si inserisce calciando però sul fondo, al 39esimo ancora punizione di Loiodice, testa di Petta con la sfera che termina alta, errore difensivo del Brindisi al 43esimo, recupera la sfera Loiodice che entra in area dalla sinistra e punisce Wismara sul primo palo ribaltando il risultato. Nella ripresa il Brindisi prova a riversarsi in avanti, al quinto calcio d'angolo, inserimento di Baldan sotto misura, sfera che termina alta, al 12esimo giallo per un episodio, pallone lungo per Di Piazza fermato in maniera irregolare da Pollidori, rosso per lui, tutto però annullato per la posizione di fuorigioco segnalata all'attaccante bianco-azzurro. Si gioca davvero poco, la gara è frammentata e quindi si mantiene il possesso ma non trova pericoli verso la porta avversaria. Al 23esimo in ripartenza potrebbe anche chiuderla il Barletta con Russo che entra in area dalla sinistra, si chiude però allungandosi il pallone, l'uscita di Wismara salva il risultato che non cambia, il Barletta festeggia la vittoria, il Brindisi esce tra i fischi del Fanuzzi.